Diretta da Renza Bertuzzi, professore docente di Marzo. Ben ritrovati, web spettatori. Quali sono i dubbi e i sospetti di legittimità che sorgono nell'attento esame della buona scuola? Sulle pagine di questo numero della rivista, un interessante commento di un illustre professore di diritto pubblico all'Università di Roma, Michele Ainis, con l'articolo Buona scuola, cattivi pensieri. È sulla base degli aspetti di dubbia costituzionalità della legge 107 che la Gilda, insieme ad altri sindacati e associazioni, si avvia ad indire, così scrive Rino Di Meglio a pagina 1 e 12, alcuni referendum abrogativi, per i quali nei prossimi mesi saranno raccolte le firme. L'impegno della Gilda per questa battaglia referendaria si aprirà con un convegno nazionale a Roma, organizzato insieme all'Associazione Articolo 33, il prossimo 16 marzo, dal titolo La buona scuola, i problemi di costituzionalità della legge 107-2015. Continuando a sfogliare la rivista, a pagina 2 possiamo leggere i comunicati stampa della Gilda per il concorso, per le nuove classi di concorso e la ripartizione delle economie per le attività sportive. A pagina 3 la conclusione dell'articolo del professor Ainis e lo stralcio della relazione che l'avvocato Tommaso De Grandis dell'ufficio legale della Gilda presenterà al convegno nazionale del 16 marzo. Con il titolo La mobilità dei docenti al tempo della buona scuola, Gianluigi Dotti ci spiega, a pagina 4, i contenuti critici del contratto di mobilità firmato da tutti i sindacati tranne la Gilda. Dotti prosegue l'analisi del nuovo regime di mobilità introdotto dalla legge 107 con l'articolo a pagina 5 sulla chiamata diretta dei dirigenti scolastici, chiedendosi se questa modalità di assunzione dei docenti migliorerà la qualità della scuola. Una scuola pubblica, scrive l'autore, trasformata con questa legge in una scuola con gestione privata, potrebbe risentire, secondo indagini internazionali, della caduta di qualità dell'apprendimento a cui sono soggette molte scuole private. A pagina 6-7, Rosario Cutrupia, responsabile del Dipartimento Pensioni della Gilda, offre ai lettori della rivista un'interessante scheda di approfondimento sulle condizioni attuali e sulle prospettive del Fondo di Previdenza Complementare Espero. Indire un concorso è una cosa seria che ha bisogno del giusto tempo per organizzarlo. La scelta del governo? Forzare le procedure ed arrivare alla prossima scadenza concorsuale con atti incompleti, commissioni raffazzonate, incongruità delle informazioni sui posti reali messi a bando. Così commenta a pagina 8 Fabrizio Rebesce. Pagina 9 è dedicata alla relazione del convegno nazionale organizzato dall'Associazione Articolo 33 che si è tenuto a Venezia il 29 gennaio scorso sulla scuola dell'infanzia. Il video del convegno Scuola dell'infanzia ieri, oggi e domani con le interviste ai relatori su gildatv.it. Una pagina di storia scritta da Piero Morpurgo. 1919, anno segnato da interventi per il recupero del patrimonio artistico dopo la Grande Guerra e la serie di atti vandalici e rapine, ma anche un anno di avvio alla ricostruzione della scuola in molti paesi europei. Fabrizio Rebesce e Renza Bertuzzi sono gli autori della recensione di due libri. Il primo libro è del professore Adolfo Scotto Di Luzio, docente di storia della pedagogia all'Università di Bergamo, intitolato Senza educazione. Scelto da Rebesce perché l'autore mette in luce come nella nuova riforma della scuola si siano privilegiate le mode pedagogiche dell'innovazione digitale a tutti i costi, tralasciando lo studio come fondamento di ogni vera scuola. Renza Bertuzzi presenta invece il libro di Gigi Monello, Il principe e il suo sicario, definendolo un libro di storia italiana dal 1499 al 1502, all'apice del potere del Papa Alessandro VI Borgia, ma anche un'analisi della psicologia del tiranno e molto altro ancora. E per oggi è tutto, io vi aspetto per il mese di maggio con la presentazione di professione docente e un saluto da Gilda TV. Arrivederci.